Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retro computing. Oggi parleremo di due libri di informatica degli anni 1980, Apple II guida all'uso, programmazione del 6502. Sono libri che ebbe a comprare nel lontanissimo 1986 e poi nel 1987. Normalmente non ci avrei mai fatto un podcast sopra, ma avendo trovato online la versione dei due libri in digitale liberamente scaricabili, il link lo trovate in descrizione di questo file, ecco, allora ho deciso di farci un podcast sopra. Tuffiamoci quindi in questo podcast nostalgico di retrolinguaggi basic ed Assembler 6502. E il podcast, se vorrete, lo potrete anche navigare per tematiche cliccando in descrizione di questo file. Cominciamo a bomba e non perdiamo tempo. Apple II guida all'uso, eccolo qui, questa è la versione digitale del libro che comprai in giugno del 1986, quando poi iniziò la scuola nel 1987, la seconda superiore. Io già praticamente sapevo tutto il basic, perché nell'estate mi ero studiato, divorato con l'imbuto tutto questo libro, e poi in dicembre 1986 andai a comprarmi il secondo libro che vedremo, perché volevo approfondire di più la programmazione della macchina. Quindi andiamo a bomba a vederci questo bellissimo libro, che fa riferimento all'Apple II in generale, non all'Apple IIe, ma comunque tante informazioni sono sempre valide, perché l'Apple Software era praticamente rimasto immutato, tantissime locazioni erano rimaste identiche, anche se poi, per diciamo avere un dettaglio specifico della macchina, occorreva comprare o reperire Apple IIe Reference Tutorial. Il link lo trovate in descrizione di questo file. Ok, andiamo a vedere che cosa c'è in questo simulacro digitale del libro. Presentazione dell'Apple II, come operare con l'Apple II, capitolo 2, programmazione in Basic, eccoci qua. Poi programmazione Basic avanzata, capitolo 4, il disco, capitolo 5, capitolo 6, grafici e suoni, capitolo 7, programma di controllo monitor, ossia il linguaggio macchina, capitolo 8, riepilogo delle istruzioni delle funzioni basic, una serie di appendici, funzioni numeriche, comandi di etichi, messaggi di errore, subroutine di sistema, indirizzi utili di pick e poke, parole riservate del basic, ossia che non si potevano adoperare, impiego della memoria, caratteristiche del disk 2, codice hash, tabella di conversione numerica, una bibliografia aggiuntiva, che ci trovai praticamente poi le informazioni per comprare il secondo libro, e poi la schematizzazione dello schermo. Sono 385 pagine, un bel libro piuttosto cospicuo, e che questo, diciamo, lo andai a comprare perché il manuale dell'Apple II faceva veramente onco alla merda, non c'era proprio scritto nulla. Di conseguenza, se volevo adoperare la macchina in modo proficuo, dovevo andarmi a studiare il basic, e nel manuale Apple II non c'era scritto nulla, a differenza degli utenti del Commodore 64, che invece si ritrovavano un bellissimo manuale. Ecco, qui c'è la fotografia, questo è un sistema Apple II, vecchissima fotografia. Io c'avevo un Apple II, non aveva nulla a che vedere con l'Apple II. Vi invito di andare a vedere le differenze sul podcast Apple II contro Apple II Euro Plus, che già c'era un mondo di differenza. La differenza tra Apple II e Apple II e Apple II Plus era enorme, smisurata, era proprio tutta un'altra macchina. Comunque passiamo oltre, ma tantissime cose sono rimaste lo stesso, qui c'erano le informazioni, io comprai un monitor a fosfori verdi, quindi tutte queste informazioni, come attaccarlo, praticamente me ne poteva fregare di nulla, perché avevo già attaccato tutto. Questa è la scheda madre, il microprocessore, i banchi di memoria, era un pochino diversa la scheda madre dell'Apple II, era un pochino cambiata, ma comunque, infatti c'era, diciamo, sulle ROM c'era l'Apple Software ROM, poi c'era una doppia tastiera che la gestiva, sulla scheda madre c'era 64K invece dei 16K oppure dei 32K dell'Apple II Plus, quindi, però, diciamo, in termini di slot ausiliario era rimasto praticamente lo stesso.
E quindi niente, queste erano informazioni più che altro storiche. Io avevo già collegato il disk drive nello slot 6 e poi successivamente nello slot 3 ci andrei nel 1987 in giugno, ci collegai una super serie collegata praticamente alla stampante. Quindi sullo slot 3 ci avevo la super serie con l'uscita stampante Imagination 1, sullo slot 6 ci avevo il disk drive, un drive unico, perché non ci avevo quaini per comprare il duo disk e rimasi sempre con un disco solo. Qui c'erano varie informazioni sull'interfaccia seriale e tutta roba vecchia. Ti invito ad andare a dare un'occhiata al podcast sulle espansioni per Apple 2, tra cui vi troverete il grosso di tutte queste interfacce antiche. Va bene, quindi andiamo inoltre. Qui era, diciamo, più che altro il capitolo come approcciare col sistema, come operare con il sistema, accensione del calcolatore. Questi erano i prompt. Il prompt del monitor era un asterisco, cioè l'assemblatore, il codice del maggiore era dell'integer basic, invece la parentesina quadrata c'era l'interprete dell'Apple Soft. L'integer basic si caricava da dischetto. Se, diciamo, sì, quando si formattava il disco ci si metteva l'integer basic e quindi si poteva fare, se non mi ricordo male c'era int o qualcosa del genere, sì, int, era il comando int che praticamente permetteva di passare all'interprete integer basic. Io non ho mai operato perché lo spazio dei numeri delle variabili era cortissimo, molto piccolo, e quindi non ci si faceva praticamente nulla, non gestiva nemmeno numeri reali, quindi era una cosa praticamente inutile. L'Apple Soft, le variabili reali gestivano, diciamo, sia i numeri con le virgole che praticamente numeri in codice in notazione esponenziale. Il range delle variabili reali era molto grande, questo era quello che si utilizzava per passare, diciamo, dal monitor si entrava con cal meno 151 oppure meno 144, ma comunque solitamente meno 151. Per tornare dal monitor Apple Soft si digitava semplicemente FP e si ritornava di botta nell'interprete Apple Soft. Ok, qui c'era la spiegazione, lo potete trovare. Questa era la tastiera dell'Apple 2, non c'era nemmeno presente i tasti mela piena e mela vuota, mela vuota e mela piena, e quindi non era presente nemmeno praticamente. Sì, c'erano gli shift, poi però c'era il tasto repeat da qualche parte, mentre il tasto repeat nell'Apple 2 non c'era perché la ripetizione dei caratteri era automatica. La M era praticamente qua nella versione italiana e qui c'era una Z, invece nella versione praticamente di tastiera americana dell'Apple 2 c'era un selettore in fondo, si girava, ci si ritrovava la M qui e qui la W doppia, e sui tasti c'erano praticamente quattro praticamente marcature su ogni tasto, per alcuni tasti che identificavano, diciamo, funzioni diverse a seconda del tipo. Poi c'era il tasto freccia sopra e sotto, so che qui invece mancano nell'Apple 2, invece nell'Apple 2 c'era un editing diverso praticamente, del completamente diverso nell'Apple 2 rispetto all'Apple 2 e Apple 2 Plus. Va bene, andiamo oltre. Il tasto return, il tasto esc, CTRL C che era per il black, quindi informazioni sul registratore a cassetta. Ecco, diciamo che l'Apple 2 era presto poco diverso da un Commodore 16 come capacità di RAM, mentre l'Apple 2 Plus già c'aveva ci poteva avere il disk drive, e quindi era già una cosa completamente differente. Qui erano le prime informazioni di booting della macchina, i primi programmini, niente di particolare. Comunque, per uno che non sapeva niente, i primi capitoli erano interessanti, diciamo, uno sorvolava sulle parti specifiche dell'Apple 2 dove c'erano, diciamo, i registratori o altre cose, mentre per quanto riguarda i colori o altre cose invece erano interessanti. C'era già veniva dato all'infarinatura, anche se il tasto rept non c'era, quindi si saltava e si andava direttamente al nocciolo delle differenze tra Apple 2 e Apple 2. Ok, programmazione in Basic, avvio dell'interprete Basic, qui veniva caricato, non c'era da avviare nulla perché in Apple 2 già c'era, era nativo, era in ROM, quindi non c'era da avviare semplicemente niente. Visualizzazione dei caratteri, e qui già si incomincia la prima programmazione con il tasto print, istruzioni per linee e programmi, veniva dato programmi in Apple Soft di una sola riga.
e poi venivano spiegati poi praticamente i vari comandi. Vediamo un po', scorriamo interruzione di un listato con Ctrl C. Poi list, niente di particolare. Quelli, la parte della cassetta ovviamente era un po' inutile perché in pratica c'era da dire che ecco il cambiamento di linea di programma, qui si cambiava, io avevo le frecce, quindi niente di particolare. Non è che mi stessi più di tanto a curare. Ecco, linguaggio di programmazione, elementi del basic. Ora qui si incomincia a spiegare che il basic era interpretato e quindi spiegava anche come andare a ottimizzare il codice dei programmi, per cui nelle prime numerazioni ci si mettevano tutte le subroutine e gli algoritmi che venivano richiamati durante il programma. La testa del programma stava sempre in fondo perché l'interprete cominciava dall'inizio verso il fondo a scorrere i numeri di linea. Di conseguenza, quando c'era da richiamare delle subroutine, mettendola in testa al programma dell'istato basic si risparmiava un po' di tempo, mettendola in fondo il basic doveva scorrere tutte le linee, quindi si perdeva tempo finché non trovava il numero di linea della subroutine. Quindi le subroutine stavano sempre in testa e il corpo del programma stava sempre in fondo. Ok, spazi vuoti, le stringhe, i numeri interi, la notazione scientifica, l'arrotondamento, l'uso delle variabili. Ok, qui veniva spiegato in modo diciamo attento e proficuo molto, diciamo, c'erano con tanti esempi, veniva spiegato, quindi praticamente si imparava praticamente tutto, qui leggendo tutto si sapeva tutto dell'Apple Soft. Un ottimo programma. Il link per scaricare questo, praticamente questo libro, lo trovate praticamente in descrizione. Esiste, diciamo, la versione di Apple 2 guida all'uso in formato PDF, liberamente scaricabile da Archives, diffuso dal gruppo editoriale Jackson. Qui c'è il comando restore per il data, le variabili dell'indice di utilizzo, manipolazione delle stringhe, le istruzioni di salto. Abbiamo un po' il primo ciclo for next cicli, i cicli poi c'erano, potevano essere fatti anche cicli nidificati, istruzioni per le subroutine, eccoci qua con il gosub, l'istruzione pop, poi abbiamo istruzione gosub calcolato, va bene, esecuzione condizionale if then, istruzione print, istruzione input, istruzione get, il tasto reset, istruzione end, le funzioni, ok, funzioni numeriche, queste erano funzioni matematiche del basic che erano già disponibili, funzioni stringa, come manipolare, queste erano importanti per se si gestiva, se si provava a costruire un piccolo word processor, queste, diciamo, erano importanti per la ricerca e lo spezzamento per se si utilizzavano anche caratteri speciali per dare dei vari comandini. String in integer basic, funzione sistema, funzioni definite dall'utente, eccoci qua, defn, importantissimo. Funzioni nidificate, va bene, programmazione basic avanzata. Questo, diciamo, pick e poke e vai a bomba, istruzioni imen e lomen per gestire la memoria, impiego delle periferiche, istruzioni PR grata e IN grata che poi erano identiche, o IN grata o PR grata era la stessa cosa. Uscite d'ingresso e dati, c'erano vari esempi, uso della virgola, va bene. Funzione, il formato della funzione print, funzione SPC, funzione tab, controllo del cursore, effetti speciali del video, flash inverse, speed normal, home, VTab e HTab. Ok, qui in funzione del flash si faceva flashare la scritta, in inverse invece era uguale al flash ma non lampeggiava, e normal invece era praticamente caratteri verdi su sfondo nero. Programmazione dell'ingresso dei dati, va bene, messaggi di avviso, controllo degli errori on error e resume,
Ok, va bene. Ingresso e verifica di una data. Non c'aveva l'orologio, ma era possibile simularlo, comunque tenerne un controllo. Modulo per l'ingresso dei dati. Sarà per il file di testo con accesso praticamente al sistema operativo per salvare i dati con CHR dollaro. Va bene. Al fare i programmi si imparava un sacco di robe, programmazione delle stampanti. Era potente l'Apple Soft, non c'aveva tanti comandi, ma quelli che c'aveva erano veramente efficaci e c'era possibile farci un po' tutto. Correzione degli errori, debugging, istruzione trace, istruzione DSP, restrizioni tra modo differito e modo immediato. Eccoci qua, va bene. Il disco, caratteristiche dei dischi. Ecco, questo è praticamente il capitolo importante, perché anche io c'avevo il disco, era rimasto praticamente lo stesso. Non c'avevo un disco rigido, ma il disk 2 era praticamente lo stesso, la meccanica era rimasta la stessa. Tracce e settori spiegavano tutto, quindi si aveva una visione completa della macchina. Facendo i buchi a destra e dall'altra parte a sinistra, i dischetti si giravano e valevano il doppio, perché il disk drive era a testina unica e non a doppia testina come quelli delle MS-DOS. Però girando il disco il problema era risolto. Ok, primi comandi per il disco, catalog, vabbè, il file load, che poi load serviva a poco strane che per caricare i dati, specifiche del volume, alt init per fare, diciamo, dischi di avvio in DOS 3.3. ci trovo gli altri schemi aprire, il save, delete, lock, questo è un rename, il file, verify, unlock e quant'altro. Tanto per i copiatori c'è locksmith o il copy 2 plus, quindi dicevano tutto loro. Uso del file sul disco, va bene. Un eccellente manuale, qui c'è praticamente tutto. Una volta letto questo, sapevi tutto dell'Apple Soft, proprio tutto. Il parametro byte, vediamo un po', altri comandi DOS, exec, alcune note su exec, come convertire next file, come convertire nomon, comando trace, questi erano un po' meno utilizzati, tanto bsave per salvare immagini binarie su disco, bload e brun per i programmi in binario, praticamente per subroutine binari. Grafici e suoni, eccoci qua. La grafica non era particolarmente evoluta su Apple 2, tranne quella in HGR2. Grafici e bassa risoluzione, che comunque, diciamo, non erano malvagi. La risoluzione era bassa per fare i grafici statistici a colonne, aerogrammi, era buona, diciamo, per fare questa risoluzione a colori. Io a colori non c'ero, c'avevo il monitor al fosfori, ma comunque tante. E poi c'era l'alta risoluzione, che ci dovremmo andare a, ci dovremmo arrivare. Eccoci qua, HGR e HGR2. In particolar modo l'HGR2 era una cosa enorme, perché praticamente era 512 per qualche cosa, non mi ricordo, ma era una cosa esorbitante. 8 colori mi sembra, qualcosa di simile. HGR e HGR2, eccoci qua. Erano le informazioni, che erano tutte basate su pic e poke, perché queste erano istruzioni a parte HGR e HGR2, per il resto bisognava andare tutto di pic e poke. Istruzioni H-Color, c'erano 8 colori, eccoci qua, quindi guardavo bene. Erano pochi, ma comunque, insomma, non, per 512 e qualche cosa, erano 8 colori, non erano male, anche se non li vedevo. Definizione delle figure, preparazione delle tavole delle figure, qui erano, si davano le, diciamo, informazioni un po' per muovere le figure, i primi sprite, diciamo. Non è che li gestisse praticamente l'Apple 2, non c'aveva la gestione automatica degli sprite come c'aveva il Commodore. Cioè è possibile gestire gli sprite, ma diciamo che bisognava lavorare parecchio di programmazione su Apple 2, e non era, diciamo, c'erano meno istruzioni automatiche rispetto al Commodore 64 per quanto riguarda la grafica ed il sonoro, che
per il sonoro l'Apple II non c'aveva nulla, a differenza del Commodore 64 che aveva i suoi comandi, le sue scale musicali e quindi si andava. Qui c'era praticamente da lavorare il progetto di programmazione di concetti per gestire praticamente tutta la parte della grafica con Subroutine, altrimenti si faceva poco. Non c'era tutta quella circuiteria che il Commodore 64 aveva, che per quanto diciamo piccola, diciamo era già dedicata alla gestione degli sprite, la circuiteria quanto alla gestione del suono, quindi non c'era niente su queste cose sull'Apple II e bisognava andare di programmazione di subroutine binarie. Il monitor, l'assemblatore, mitico monitor. Quando arrivai al capitolo 7 mi accorsi che qui su questo libro si dava un'infarinatura del monitor, ma poi c'era tutto un mondo da scoprire, che era il linguaggio macchina del microprocessore. Quindi quando finì il libro a dicembre per Natale mi comprai il libro, che poi successivamente andremo a vedere, per scendere proprio a livello di codice macchina. E qui vediamo, spiegava che cos'era il monitor, che era niente proprio di meno che un assemblatore gratuito. Gli assemblatori venivano dati gratuitamente sia su Commodore 64 che su Apple II. MSX non ce l'aveva, ma poteva essere caricato via software. E gli assemblatori, che erano linguaggi che erano diffusi gratuitamente con praticamente i vari home computer nelle scuole, non furono mai affrontati perché le professoresse non sapevano un cazzo dei microprocessori, del linguaggio macchina, e di conseguenza tutta questa roba che si poteva fare, che poi erano le condizioni che servivano per fare i videogiochi o comunque approcciare la macchina in modo più efficiente, perché il BASIC era interpretato e era più lento, mentre l'assemblatore, una volta assemblati i programmi in assembly, giravano a velocità spaziali molto più veloci di un interprete, un po' come un compilatore. Quindi niente, furono messi da parte, per quanto diciamo il linguaggio macchina secondo me era molto superiore al, priva più la testa dell'Ethereum Pascal, in primo luogo perché si poteva sperimentare a casa con il l'AS, mentre con il Pascal diciamo che si rimaneva comunque Ethereum, e tante cose il Pascal non ce l'aveva. Vediamo un po', uso dell'aritmetica binaria. Qui diciamo praticamente uno studiando questo capitolo si ritrovava praticamente poi successivamente mezzo programma di una piccola parte del programma di matematica già praticamente si sapeva, le varie notazioni in forme di fuori da base 10, quindi base 2, base esadecimale, base ottale, ottale sì, e quant'altro, con basi diverse da 10, quindi apriva praticamente la testa. Qui erano tutti, si spiegava praticamente tutta questa parte, subroutine del monitor, programmi da avvicare, caricare il DOS, e quindi c'era da fare il pericolo, c'era da fare il fatto che tutte queste robe erano in parte non già disponibili, ma servivano già le locazioni, o si sapevano, oppure serviva Apple II reference manual. Comunque già qui si sapeva già parecchie cose, perché c'erano molte parti in comune con Apple II e con l'Apple II, anche se molto dell'Apple II era differente. Epicolo delle istruzioni delle funzioni BASIC, questa è una sintesi un po' di tutto il BASIC, che se una consultazione rapida, se uno non si ricordava una cosa invece di andarsi a studiare il capitolo precedente, apriva qui, ci metteva un segnalino e trovava al volo il relativo comando con la relativa sintassi spiegata. Quindi è la ripetizione di quanto spiegato nel formato principale, quindi è un po' simile questa parte alla parte del manuale del Commodore 64, che tutta questa parte era data gratuita sul Commodore 64, invece qui per Apple II andava comprata. Veramente orrendo il manuale dell'Apple II, il manuale utente. Ok, qui si va direttamente, tutti i vari comandi vengono ricordati un'altra volta, era possibile mettere nella if then, oppure if goto, oppure then goto, che non valeva la pena né scrivere né goto né then, valeva la pena metterci già then, tanto era la stessa cosa. Il then goto, c'erano due parole da interpretare, era una cosa inutile mettercela, si rallentava la programmazione. If goto, ma tanto valeva metterci then, era la stessa cosa.
se non altro si vedeva con un disco arrivare agli Stati, che quando c'era un Dan e poi c'era Life c'era una condizione che da valutare in relazione all'espressione. Con il Goto invece, If Goto a volte era più piccolo da vedere, quindi si poteva pensare a un salto forzato invece che condizionato. Formato in Apple Soft, va bene, qui c'è tutta la parte dei comandi. Ottimo libro per chi è interessato a ricordare o vedere quali erano le potenzialità dell'Apple Soft, lo può scaricare gratuitamente, il link lo trova in descrizione. Eccolo, POC, importante, POP, cancella il ricordo dell'indirizzo di ritorno dell'ultima GoSup, questa poteva essere utile. Position, print, va bene, read, ok, read, recall, va bene, RAM, rename, questi formati, restore, return, run, rot, save, ok, stop, text, unlock. Qui ci ha mescolato un po' di sistema operativo con il basic, perché tanto era un po' un tutt'uno, anche se il DOS veniva caricato da dischetto. Qui hanno accorpato DOS con praticamente l'Apple Soft. Apple Soft risiedeva in ROM, invece il DOS 3.3 veniva caricato da dischetto, ma qui hanno mescolato tutto e non si faceva distinzione tra comandi DOS e comandi del BASIC. In effetti era logico. Funzioni numeriche, queste erano quelle che erano disponibili su il BASIC, oppure aggiungere, quindi era possibile caricare tutte queste robe qua che potevano tornare comodo per quando si facevano grafici statistici a torte o altre cose. Comandi di editing, eccoci qua, questi un po' di meno, che l'editing su Apple 2 Plus era differente. Messaggi di errore, ecco, questo è importante, un bel riferimento, i messaggi di errore per sapere quali erano le differenze. Quelli con il punto interrogativo erano messaggi dell'Apple Soft, quegli altri erano messaggi dell'Integer Basic, con che intanto non adoperava nessuno. I messaggi in errore del DOS invece non c'erano il punto interrogativo, quindi praticamente quelli con l'Apple Soft c'erano messaggi di errore dell'Apple Soft, che erano pochini, e quell'altro erano messaggi di errore del sistema operativo. Qui veniva spiegato, mescolati tutti insieme in modo da dare una visione completa di accesso al disco e di programmazione della macchina. Un ottimo testo in cui non si faceva distinzione appunto tra comandi DOS e Apple Soft. Un'ottima cosa, perché obiettivamente dà una visione più completa della macchina. Alcune subroutine di sistema, queste erano locazioni che si potevano invocare, punto di inizio importante per andare a fare quello che si voleva fare. Quindi invece di stare a bollirsi la testa su come fare, per c'era una serie di funzionalità che erano già invocabili, si invocava questo e si era sicuri che si faceva da quello che si voleva fare. Subroutine di sistema elencate per punto d'inizio, voilà. Questa era anche buona, anche perché poi dal punto d'inizio si poteva eventualmente andare a disassemblare per vedere come erano fatte, anche se uno era un po' curioso andava praticamente a vedere cosa facevano, per qua, se uno ci voleva provare a capire qualche cosa, perché c'era parecchia roba. Indirizzi utili PIC e POC, che era un po' la stessa cosa di prima, come l'unica cosa che si utilizzava i comandi PIC e POC. Eccoci qua. Giochi input output, parole riservate delle BASIC, Apple Soft, queste erano quelle che erano parole riservate dell'Apple Soft automaticamente convertite in codice byte, eccole qua. Impiego della memoria, organizzazione generale della memoria. Ora tenete presente che l'Apple 2 ci aveva 16k di RAM, Apple 2 Plus ce n'aveva 32, Apple 2 ce n'aveva 64k, e quindi la gestione della memoria praticamente era differente. Qui però diciamo si arriva fino a 65.535, quindi veniva data diciamo l'espansione di 64k, tutti 64k indirizzabili linealmente dal 6502. Gli altri venivano gestiti con un bank switching.
una parte della memoria veniva occupata dal DOS, e quindi veniva occupata un pezzo di RAM, veniva occupata dal DOS, e invece Apple Soft invece non occupava nulla perché stava tutto in ROM. Eccoci qua. E questi si vedeva che al crescere della memoria il peso del DOS praticamente diminuiva, perché rimaneva un sacco di spazio. Qui rimane fino a 48k, io ce n'avevo 64, di conseguenza ci sciacquavo e voilà. Questo è riferito all'Apple 2 Plus, che arriva fino a 48k, dicevo 64k, quindi più di tanto questa cosa mi interessava in modo minore. Queste andavano aggiornate, con queste informazioni andavano tutte aggiornate con l'Apple 2, l'Apple 2 Reference Tutorial, che dava informazioni ovviamente diverse, essendo la macchina a livello hardware differente. Caratteristiche del disk 2, qui spiegava cos'era una directory, come funzionava. Questa è una meccanica che ovviamente è rimasta la stessa. Codice delle parole riservate dell'Apple Soft, qui si ripete un po' la solita roba, però in tabella, in codici. Tabella di conversione numerica, questi potevano servire per convertire in da binario ad esadecimale, e spiegava come fare con le tabelle. E quindi si faceva, oppure eventualmente uno si costruiva, diciamo, un programmino in Apple Soft che convertiva da decimale a esadecimale, oppure in binario, oppure anche in ottale. In ottale serviva poco, ma comunque l'esadecimale e binario non era difficile fare un utility in Apple Soft che convertisse ad un numero decimale in esadecimale in binario. Eccoci qua. Queste erano le tabelle che venivano utilizzate, che potevano essere utilizzate se uno contava, se no c'era la calcolatrice, o se no si faceva un programma. Eccoci qua, programmazione in linguaggio Assembly, ZAX, ecco le applicazioni, e qui si ritrova praticamente il libro. ZAX lo trovi qui, applicazioni, e andrai poi a prendere questo qui, che la versione in italiano era la versione questa qua, che poi vedremo successivamente. Schematizzazione dello schermo, eccole qua, 40 colonne per 24 in 40 colonne, se no c'era poi l'80 colonne che era più grande. Questa è la risoluzione in bassa risoluzione, e poi basta, questo è finito. Ok, passiamo oltre. Programmazione del 6502 Rodney ZAX, eccolo qui, questo lo comprai nel dicembre 1986, e verso fine di Pasqua più o meno avevo già studiato tutto e andai a comprare il terzo libro, che appunto era applicazioni, cercando di prendere delle applicazioni e trasformare delle applicazioni del 6502 in videogiochi, perché c'erano gli stati in binario e li volevo modificare per farci dei giochi, perché i giochi in binario funzionavano velocemente, ma non ero capace di partire da zero per fare un gioco. Però modificare un listato già presente ne ero praticamente più che capace. Va bene, andiamo a vedere questo ottimo libro, che il link lo trovate in descrizione, se volete potete andare a scaricarlo gratuitamente. È un libro fantastico, vediamo. Andiamo a vedere, veramente eccezionale questo testo. Lo pagai, ma valeva tanto oro quanto pesava. Qui la prefazione, seconda prefazione, i capitoli, concetti di base, organizzazione hardware del 6502, tecniche di programmazione di base, set di istruzioni del 6502. Tecniche di indirizzamento, che erano veramente tante quelle presenti nel 6502, tecniche di ingresso e uscita, dispositivi di ingresso e uscita, esempi ed applicazioni, e poi abbiamo strutture dei dati, concetti di progetto, esempi di progetto, sviluppo del programma, conclusioni, appendice, tabella di conversione esadecimale, istruzioni in ordine alfabetico del 6502, listing binario delle istruzioni, set di istruzioni del 6502, tabella conversione hash, vabbè, tabelle delle diramazioni, listing del codice operativo, conversione da decimale a bcd, 369 pagine.
Ok, andiamo a bomba, diagrammi di flusso, senza i quali ovviamente non si andava mai da nessuna parte, prima si programmava così e poi dopo si trasformava in codice, ottimizzando via via che si produceva. Presentazione del programma, rappresentazione dei dati numerici, eccoci qua. E qui si imparava tutte queste cose se uno non le sapeva. Vabbè, codice binario, niente di particolare, qui diciamo, è più matematica per quanto riguarda le basi 2, niente di che. Una volta già studiata queste robe, poi dopo queste cose qui si volavano. Andiamo a vedere. Ok. Rappresentate in formato fisso. Ok, conversioni. L'ottale non serviva a nulla, detto per noi, comunque. Ok, decimale, binario, esadecimale, ottale. Ecco, l'ottale era una cosa che praticamente c'era, ma serviva a poco o a nulla. Era esadecimale o binario o decimale, perché l'ottale non fregava nulla a nessuno. Però si vede un tempo era usato. Organizzazione hardware del 6502. Ecco, architettura del sistema. Questo è importante, spiega cosa era composto praticamente, come funzionava. Qui abbiamo praticamente la ROM, la RAM, i vari PO che gestivano, che poi PO erano quelli che stavano sulle interfacce che gestivano l'interfacciamento con la stampante oppure con il disk drive. Poi c'era diciamo, il microprocessore, il clock era esterno praticamente. Poi c'era il bus dati e il bus indirizzi. Sugli indirizzi praticamente a 16 bit era l'indirizzo come fosse stata la targa di una serie di macchine ordinate in fila dove andare a cercare la roba nella RAM, e sul bus dati invece ci transitava il contenuto che stavano dentro le locazioni. Anche queste erano praticamente bus dati, però era 8 bit il bus dati. Infatti il microprocessore era 8 bit e l'accumulatore e quanti registri erano tutti ad 8 bit. Poi li vedremo. Organizzazione interna del 6502, eccolo qui. Questi sono, già si dava il funzionamento dei vari registri e come transitavano sul bus dati e il bus indirizzi. Il bus indirizzi era a 16 e con il contatore di programma, mentre in pratica i dati affluivano a 8 bit alla volta. Ciclo di esecuzione di un'istruzione, il prelievo, il fetch, decodifica, esecuzione, prelievo, istruzione successiva, altri registri, lo stack. Con lo stack era importantissimo, c'era una struttura LIFO e una parte di questo poi si sfruttava in pagina 0, che era praticamente velocissima, era sul RAM, ma era praticamente come se fosse all'interno del microprocessore 6502, perché la pagina 0 era accesso ultra mega veloce. Praticamente la roba che stava in pagina 0 era come se stesse praticamente dentro il microprocessore del 6502. Era piccolina pagina 0, ma comunque era immediata, era proprio lì. Era esterna al microprocessore, ma era come se fosse dentro. Qui abbiamo le varie piedinature del 6502, spiegava a cosa servivano. Insomma, le tecniche di programmazione di base. Ok, programmi aritmetici, qui cominciava a caricare, praticamente a dare le prime istruzioni. Si carica l'accumulatore, si somma e si conserva quello che sta, che c'è dentro l'accumulatore, stivandolo in un indirizzo. Quindi quello che stava qui alla destra dell'indirizzo non era il risultato, ma era la locazione di memoria che conteneva la roba che stava dentro l'accumulatore, che era poi l'output. Ok, qui spiega un po' tutto il funzionamento, bus dati, bus indirizzi, e quindi un ottimo testo, veramente eccezionale, chiarissimo, veramente eccellente. Addizione a 16 bit. Ok, come farle? Il microprocessore era 8 bit, quindi bisogna sommare di parte in parte, facendo con il riporto. Aritmetica e BCD a 8 bit, l'aritmetica a 8 bit. Va bene, sottrazione BCD, moltiplicazioni. Poi c'erano gli esercizi che si facevano, veramente eccezionale questo test. Eccolo qui, già qui si spiega praticamente
già quando si facevano gli stessi si incominciava già a incominciare a utilizzare il codice, qui si caricava l'accumulatore, diciamo, azzeravano l'indirizzo, si caricava il registro, il contatore X, test sul bit del carry, caricava l'accumulatore, qui si CLC si puliva il carry perché tutte le volte che si andava a fare un confronto, se si utilizzava alcuni tipi di istruzioni c'era da settare il carry, altrimenti svuotarlo, quindi pulirlo, altrimenti non si sapeva il risultato che finiva sul carry era viziato dal fatto che non era stato pulito. Accumulatori, somma, qui conserva il bit da MPD, DEX decrementa il registro X, ripeti se il contatore di diciamo qui già si incominciava a prendere le istruzioni IBNE, BRC, BRI, BCC, che erano praticamente un po' come delle IF. Qui c'erano i registri che venivano praticamente ruotati, come praticamente spostare le cose. Si spostavano, va bene, qui si spiega un po' tutto, se volete voi andate a approfondire. Questa era già una introduzione in cui venivano dati importanti. Ecco, questa era una scheda che si utilizzava, un simulacro, poi dopo quando si andava a programmare in Assemblea 6502-1 per processare, per vedere cosa funzionava e se c'erano degli errori, questo era, diciamo, il simulacro cartaceo dello stato del microprocessore. Qui si processava istruzione per istruzione, qui si aggiornava le varie variabili di stato e poi alla fine si vedeva cosa succedeva e cosa si otteneva. E qui c'erano i vari stati di fasi del processo di programmazione. Ad ogni riga, diciamo, si aggiornava o si vedeva cosa faceva. Era una esecuzione, un processamento del listato manuale in modo da sapere che cosa stava facendo, in modo per testare e debuggare praticamente il vario codice in binario prima di farlo digerire al microprocessore, che eventualmente se no si impuntava e era più difficile andare a capire che cosa c'è che non andava. Invece con un processamento, diciamo, di tipo manuale, in questo modo si teneva conto e si capiva al volo dov'è che si era sbagliato e che istruzione si era inserita nella sequenza da assemblare prima di un'altra, piuttosto che un'altra, appunto. Ok, va bene. Alternative di programmazione, vi si dava proprio una forma mentis di come andare a programmare. Eccolo, questa è l'architettura del microprocessore, l'accumulatore, il registro indice, l'XY, lo stack point, il contatore di programma, che era quello che indirizzava la memoria. Poi c'era praticamente i registri di stato con il carry che stava qui, e i vari registri all'interno dello status register, che praticamente avevano una varia funzione a seconda dell'istruzione che si dava, il risultato dell'output del confronto o delle varie operazioni con i vari registri XY. C'erano solo due XY dentro il 6502, quindi estremamente povero di registri all'interno, ma comunque era velocissimo perché la roba che stava in pagina 0 era come se stesse praticamente sui registri. Quando si adoperavano le istruzioni, il risultato, l'output, lo si aveva a seconda del tipo di istruzione sul carry oppure da altre parti, inclusi i messaggi di errore. Va bene, qui si incominciano a fare esempi, la divisione binaria, procedure, algoritmi, divisione a 16 bit. Chiaramente la matematica 8 bit era una cosa, quella a 16 bit andava fatta in un altro modo. Va bene. Qui c'erano le varie back 0, quindi appunto l'istruzione back specifica una diramazione se è uguale. Qui si incominciavano già le prime, queste erano praticamente come delle if, né più e né meno, con una precondizione già inserita all'interno, un'istruzione con if già inserite e delle condizioni già predeterminate che si utilizzavano a seconda del quando servivano, se quello che si voleva fare. Set di istruzioni, eccoci qua, qui si incomincia, botta il set di istruzioni 6502. Trasferimento, elaborazione, test di diramazione, ingresso, uscita, controllo. Questo non è un corso di 6502, se volete ve ne andate a vedere. Andiamo rapidamente a consultare questo praticamente. Queste applicazioni, c'era l'AND, l'ora, come veniva fatto, che erano due.
il risultato ovviamente c'era, praticamente influiva in modo diverso. Appunto, questo era lo status register, il carry, lo zero, l'interrupt, il decimale, il break, questo non era utilizzato, il messaggio errore per overflow, e questo era il segno del numero che stava in accumulatore, se positivo o negativo. Va bene, qui si già si spiegava un po' tutto con varie istruzioni. Adesso dovremmo arrivare al set di istruzioni. Ecco, l'asta per accumulatore, indirizzo specifico, lo stato register, XY, il data, il dato specifico, l'esadecimale, contatore di programma, contatore alto, basso, lo stack, il V, l'end or logic, lo scambio, contenuti. Va bene, ADC, ecco, questa è somma con il risultato che dava nel carry, eccola qua. E qui ti spiegava come funzionava l'ADC. Questo è codice in assembler direttamente in 6502, quindi parlare lo stesso linguaggio che parlava il microprocessore. Questo spiegava come funzionava, dove percorreva, cosa percorreva, dove andava a finire l'output e quali erano i vari risultati, qual era, diciamo, l'output in cui si ritrovava, oltre che all'accumulatore, e cosa muoveva all'interno dei vari flag dello status register. Codice di istruzioni AND, eccolo qua, un'altra istruzione, AND logico, qui dava del dato, cosa si muoveva e i vari risultati di output nello status register, da dove si prelevava il dato, dove finiva nell'accumulatore, cosa faceva, e il risultato lo si ritrovava qui. Codice di istruzioni, e qui c'erano tecniche varie, diciamo, di indirizzamento che potevano essere adoperate, che erano numerosi. Quelli in pagina 0 non è più veloci, però una parte di pagina 0 quasi tutto era adoperato dal sistema operativo, quindi solitamente si utilizzava altre pagine, fregandosene un po' del ritardo che ogni ciclo c'era un nanosecondo da pagare per ogni pagina che era oltre pagina 0. Tutto quello in pagina 0 stava dentro un ciclo di clock, meno di un ciclo di clock. Scorrimento automatico aritmetico a sinistra, ASL, veniva sbloccato tutto quello che c'era sullo status register e si cascava quello che cascava, la roba, il settimo bit cascava dentro il carry. Eccoci qua, codice e interruzione, BCC, opera di remazione se il carry è 0. Questa era praticamente una if che veniva fatta con condizione sul carry, praticamente il CLC, ragione per cui era importante prima settarlo a 0, perché altrimenti il risultato di una BCC era praticamente viziata da quello che ci stava dentro. BCS, opera di remazione se carry è posto ad 1. E ok, la stessa cosa, differente se questo è uguale a 1, invece se quello è uguale a 0. Back, opera di remazione uguale a 0, qui va un indirizzo specifico se z è uguale a 1, quindi il risultato va bene. Ok, z è questo registro qui, per chi non lo sapesse. Bit, confronta il bit di memoria con l'accumulatore. Ok, opera di remazione se negativo. BN, opera di remazione se non è uguale a 0, quindi va all'indirizzo specifico se z è uguale a 0. Eccola qua, e qui veniva spiegato tutto, modello per istruzione. BPL, opera di remazione se positivo. Break, questo era praticamente breccava, operava come interrupt andando a dare un output qui nel flag, nello status register, nel P del break. BVC, opera di remazione se overflow è 0. BVS, opera di remazione se overflow è posto ad 1. CLC, ecco, a 0 il carry. CLG, a 0 il flag decimale, quando si contava in decimale. CLI, a 0 la maschera degli interrupt. CLV, a 0 il flag di overflow. CMP, confronta con l'accumulatore. Ecco, questa era un'altra if che però era in relazione a quello che ci stava
nelle informazioni detenute in una determinata locazione. Quindi si andava a prelevare qualche cosa nella memoria e la si confrontava con quello che stava dentro l'accumulatore, e i risultati di output si avevano nello status register, però in questi tre stati, nel carry, nello z e nel segno. Ok, queste erano spiegate con i vari tipi di indirizzamento che era possibile utilizzare l'istruzione. CPX confronta col registro X, ecco, questo era un'istruzione, cioè era un registro X che poteva essere confrontato con l'accumulatore, la stessa cosa poteva fare con il registro Y, vedremo. CPY, eccolo qua, c'erano due registri X e Y, quindi non è che poi ci fosse poi molto. DEC decrementa, voilà. Poi lo troviamo, il DEX decrementa di 1 invece il registro X, e poi DEI che decrementa il registro Y, ovviamente. OR esclusivo con l'accumulatore, e OR influenzava la N e la Z con un dato. Codice di istruzione INC incrementa la memoria, incrementa il registro Y, incrementa il registro Y, JUMP, eccolo qui, questo era l'equivalente un po' di una GOSUB, perché quando c'era il jump si andava qui, poi si faceva, era equivalente al comando GOSUB, si saltava all'indirizzo, poi si metteva in fondo un RTS e si era a posto, perché praticamente dalla subroutine si ritornava a botta al contatore di programma susseguente a quella che si era trovata nell'istruzione jump. Qui non influenzava niente dello status register, era semplicemente una GOSUB, né più e né meno del basic, la jump. Ecco qui, jump subroutine. Ah no, perdon, ho detto una minchiata. Il jump era l'equivalente del GOT, e la jump subroutine JSR, che era l'equivalente della GOSUP, né più né meno. LDA carica l'accumulatore, LDX carica il registro X, LDY carica il registro Y, LSR qui fa lo scorrimento logico a destra, quindi fa cascare la rotta roba che c'era nella memoria dentro il carry, però ruotando da destra. No, questo non faceva veramente nulla, un'istruzione che si grattava i coglioni il microprocessore. Ora, OR inclusivo con l'accumulatore, voilà, e andava a influenzare lo stato, lo Z e il segno. PA, ecco qui, si pestava nello stack, quindi si stoccava con criterio LIFO, solitamente era quello che andava a finire in pagina 0. PA, funzioni e contenuti dell'accumulatore vengono spinti nello stack, quindi la roba che nell'accumulatore finisce nello stack. Invece PHP, i contenuti del registro di stato P sono spinti nello stack, quindi lo stato del registro qui veniva spinto nello stack, da quell'altro veniva spinto solamente il contenuto che stava dentro l'accumulatore. PLA estrae la parola dalla sommità dello stack con criterio LIFO e lo riporta dentro l'accumulatore, quindi era l'operazione inversa del PHA. PLP, la stessa cosa, l'operazione inversa del push, di pusharci dentro lo status register, dentro l'accumulatore. Roll qui ruotava, quindi influenzando il carry, lo Z e la N. ROR, rotazione a destra di un bit, voilà, girava, e qui si influenzava i flag N, Z e C. RT, ritorno da interrupt, va bene. RTS, ritorno da subroutine, ecco quello che vi dicevo, questo era quando c'era il JSR, si andava su una subroutine, equivalente del GOSUB, questa era la RTS, l'equivalente del comando basic return, né più e né meno. CBC, sottrae con carry, e si influenza lo C, lo Z, il V e la N. SEC, set il carry, si setta il carry. SED, predisponi in modo decimale. SET, disabilitazione dell'interrupt, immagazzina l'accumulatore nella memoria, sta, va bene, si praticamente registra il contenuto dell'accumulatore in una locazione diversa da pagina 0. STX, immagazzina dalla memoria, quindi la roba del registro X veniva niente più che memorizzata in memoria.
Qui il registro Y che viene registrato in memoria, il TAX trasferisce il registro Y dentro, il registro Y, il QuickTime registra dall'accumulatore a Y e qui dall'accumulatore al registro X, quindi due comandi equivalenti perché c'erano due registri all'interno del microprocessore che potevano essere trovati come piccoli buffer da 8 bit. TSX trasferisce dallo stack al registro X, TXA dal registro X all'accumulatore, TXS dallo stack dal registro X allo stack, TYA dal registro Y ad A. Tecniche di indirizzamento, ce n'erano un botto di indirizzamento, ora non ve le sto a dire, se volete ve le andare a guardare, ce n'erano tantissime, erano veramente tante le capacità del 6502. Ok, utilizzazione dei moduli di indirizzamento, questi erano alcuni esempi pratici come utilizzare quello che si era spiegato a livello concettuale, tanti tipi di indirizzamento. Va bene, esercizi, tecniche di ingresso e uscita, ecco, questi erano, diciamo, utili quando si andava a interfacciare con i PO, che erano quelli che praticamente gestivano sostanzialmente l'interfacciamento con i dischi, con le stampanti, con altre periferiche. Ok, e qui niente di particolare. Poi i vari PO erano solitamente della famiglia del 6502, ma comunque niente da dire. Ok, e poi niente di particolare. Più altri esercizi, alternativa hardware, sommario input output di base, comunicazione con i dispositivi che poi erano quelli land shaking, che curavano praticamente il dispositivo di uscita, la CPU per un registro di stato, il registro di uscita, e quindi venivano fatti comunicazioni microprocessore con microprocessore, era come fosse una locazione, poi quest'altro, l'altro microprocessore curava, diciamo, il dispositivo di ingresso uscita. Vabbè, qui c'erano i vari LED, noi queste cose ci interessano relativamente. Quei varie procedure, carattere assemblato, vabbè. Questo poteva interessare in parte perché tanto praticamente c'erano già le subroutine in ROM per andare a stampare, quindi le varie cose non c'era bisogno di starsi a curare più di molto per quanto riguarda andare a interfacciarsi con le varie cose, a meno che uno non ci avesse un hardware particolare, creato qualche cosa che lo doveva pilotare dal computer. Questa parte della gestione dell'interrupto e varie cose con i vari PO era di interesse limitato per chi voleva fare i giochi o farsi subroutine in binario per accelerare, diciamo, i programmi in Apple Soft. Era interessante da leggere indubbiamente, ma comunque come applicazione pratica era relativa, perché appunto non avendo a nessun hardware da interfacciarsi, di conseguenza l'interesse era relativo. Con gli stessi dispositivi di ingresso e uscita la stessa cosa, i vari PO convenzionali erano tutti derivati 6520, 30, 22, 32, erano tutti la famiglia del 6502, tutti compatibili, erano microprocessori più potenti ma in alcune cose più minorate, ma comunque praticamente erano sempre della stessa famiglia. E queste cose, diciamo, sì, erano interessanti da leggere, ma appunto, come vi ho detto, a meno che uno non ci avesse avuto un hardware in cui inseriva questi PO, faceva una stampante nuova oppure gestiva un hardware esterno, un semaforo, gestiva una porta oppure un qualche altro tipo di dispositivo esterno che si delegava praticamente a un altro microprocessore, la gestione di quella roba lì era una cosa relativa che interessava poco o nulla, proprio per queste ragioni. C'è i vari conteggi degli zeri, cerca di una stringa, un po' di applicazioncine pratiche facendo praticamente delle routine. Questa parte invece era importante, ma la parte precedente no. Strutture dei dati, concetti di progetto, ecco, questo era importante perché ti dava, diciamo, come la forma mentis di come fare un progetto, con andare a fare le varie cose in modo da gestire in modo ordinato tutta una serie per fasi con alberi e una varia programmazione.
Poi strutture dei dati, va bene, che strutture dei dati, come venivano dati, come venivano immagazzinati. Lista alfabetica, ok, qui si possiamo scorrere rapidamente. Inserzione, vabbè, inserzione di un elemento, cancellazione di elemento, queste erano, diciamo, applicazioni pratiche su come utilizzare un po' i vettori in formato decimale dentro le varie locazioni. Va bene, e questo viene spiegato in modo tale si vedeva questi pezzi, questi listati si pigliavano e si copiavano oppure si adattavano alle proprie esigenze facendo subroutine più piccole o un po' più lunghe che poi si salvavano in binario e si ricaricavano e si richiamavano dal basic per fare una certa cosina o un'altra cosina. Le cose più complicate non c'erano per era una gestione del sonoro che andava fatta dal binario per farli suonare qualche cosa al 6502, ma qui non c'era nulla purtroppo di queste cose. Però già, diciamo, si infarinava perché c'era un'infarinatura su come si sarebbe poi dovuto andare a gestire la musica, che poi era un'altra cosa. Nota sugli alberi, vabbè. Bubble sort, questi sono algoritmi, tecnica di classificazione per riordinare le cose. Questi sono esercizi. Si prendevano queste cose, poi si inserivano, si modificavano appunto e facevano comodo per fare delle cose. Algoritmo merge. Sviluppo del programma, ecco, scelte di base della programmazione, codifica esadecimale, linguaggio Assembler. Io fare un intero programma in esadecimale per risolvere una problematica è una cosa bestiale, però fare un programma basic che poi delegasse una parte di alcune applicazioni e alcune subroutine in linguaggio macchina è una cosa fattibile, anzi velocizzava la macchina in modo veloce, in modo esagerato. E quindi era una cosa estremamente utile, in particolar modo per quanto riguarda la grafica e anche il sonoro. Il sonoro bisognava trovare una procedura che andasse a produrre le musiche, poi dopo gli si schioccava praticamente una serie di note, vari numeri, e poi si davano in pasto alla relativa procedura binaria che faceva suonare. Occupava tempo macchina, bloccava la macchina, ma però c'avevi il computer che suonava. Il Commodore 64 invece c'aveva il microprocessore e sottocomandi basic. Vabbè, conclusioni, qui CBM, l'Apple II, come si vede, queste erano robe primordiali dei primi anni 70. L'Apple II era già una macchina mega galattica rispetto a queste VIP, c'era 64K di RAM sulla scheda madre, in ROM praticamente c'aveva già il Basic, questo invece lo caricava dal disco, poi c'era 128K di RAM l'Apple II in due banchi da 64, quindi è una roba anni luce avanti, doppia tastiera, maiuscole, minuscole, grafica di risoluzione 512x300 e qualche cosa, 8 colori era già la macchina. Questa però sono in HGR2. Tabelle di conversione, quindi. Ok, poi siamo arrivati. Ecco, queste sono tutte le istruzioni, come si vede, del codice del 6502, estremamente compatte, erano pochissime le istruzioni da studiare, non ce n'erano poi molte. Alcune erano ovviamente banali, come il PA, PHP oppure l'RTS, insomma. Le cose più importanti erano pure trasferisci, fasi di trasferimento erano praticamente immediate. Quelle più importanti erano per quanto riguarda i confronti con quello che ci stava nei registri X, nel registro Y, nell'accumulatore, oppure quei confronti che praticamente faceva dei salti se si confrontava con la roba che stava con l'output nel carry oppure con varie roba in locazione di memoria. Questo era, diciamo, quello che poteva fare il 6502. Veramente magre come istruzioni, ma velocissime. Binario delle istruzioni, vabbè. Sette istruzioni del timing esadecimale, come si vede quanto tempo occupavano, quelle più lunghe erano quelle delle decisioni, le altre erano praticamente istantanee. Poi a pagina 0 ci si arrivava direttamente senza nessuna perdita di cicli di clock. Vabbè, per questo ve l'ho già detto 80.000 volte, conversione,
E poi mi sa che siamo arrivati alla fine. Eccolo qui, questo è l'autore, un genio incredibile, scritto un libro favoloso. Io vi consiglio di andare a scaricare questo testo perché è veramente mega galattico. Ok, un testo di retrocomputing. Questa puntata è finita, il link lo trovate in descrizione per scaricare questo testo da Archives quanto quello precedente. Ok, ciao, alla prossima.